Serve un passaggio? Vuoi viaggiare in compagnia? Con Kegiro ti sposti facilmente quando, dove e con chi vuoi, condividendo le spese dei tuoi viaggi in auto. Crea il tuo profilo e inizia subito a cercare nuovi amici nella tua zona. Pubblica il tuo annuncio sulla bacheca o cercane uno tra quelli già presenti. Monta in macchina e risparmia. Vienici a trovare su www.kegiro.com. Viaggia smart. Scegli Kegiro. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo martedì nuovo di Zecca, martedì 10 gennaio 2023. Mi è stato detto che 3 giorni fa ho detto 2003. Vabbè, ragazzi, è normale che siamo nel 2023 e quest'oggi siamo come ogni martedì insieme a Franco Fracassi. Buongiorno Franco. Buongiorno. Allora Franco, 3 comunicazioni di servizio, una che ti riguarda anche. Allora, la prima, se vuoi aiutare il canale Becciolini Network e Rete Informazione Europea, ci sono 2 modi. Uno, facendo una donazione andando sul sito www.becciolininetwork.com, menu Sostienici, e il secondo, molto importante anche questo, è condividere le nostre produzioni. Come fare per condividerle? Allora, andando su Telegram, ad esempio la puntata di questa mattina, se volete, anzi speriamo, la potete condividere come fate sempre sui vostri canali Telegram se l'avete, sui vostri gruppi, inviarla ai vostri amici o via WhatsApp. Stessa cosa col sito www.beccioliniNetwork.com e altrettanto per il canale YouTube Becciolini Network. Stiamo raggiungendo quasi 1000 video caricati, 1000 video di nostra produzione. Seconda comunicazione riguarda Franco, in viaggio con Fracassi, ci sono ancora posti disponibili, mi raccomando, se volete delle informazioni, anzi se volete comunque iscrivervi e chiedere informazioni a Franco per il tour che farà dall'11 marzo al 23 marzo nelle città d'Europa della Guerra Fredda, potete inviare una mail a francofracassi1 in numero @gmail.com. Ripeto, francofracassi1@gmail.com. E anche se volete ordinare dei libri, oppure potete andare su Telegram e digitare in viaggio con Franco, con Fracassi, e potete iscriversi al gruppo. Ultima comunicazione prima di iniziare: oggi alle ore 12.30, con apertura della chat alle 12.20, rinizieremo dopo quasi 20 giorni di stop, la nostra rubrica Italiani Brava Gente con Ruggero Capone, e oggi parleremo della banda della Magliana di Roma, il ponte tra criminalità e servizi segreti. So che ti interessa anche a te questa cosa, vero Franco? Ci ho fatto un libro intero. Ecco, ma prima o poi dovremmo parlarne anche, cioè, tu hai tantissime cose di cui dobbiamo parlare e questo sarebbe... Ecco, il tuo libro quando è che l'hai fatto, scusa? Italy Project parla di questo. Ah, ecco, no, pensavo che avessi fatto proprio un altro libro, magari. No, non sulla banda della Magliana, no, però Italy Project parla di questa cosa qui. Cioè sì, certo. Parla del legame strutturale, insomma, non legame così casuale o momentaneo, legame strutturale tra lo Stato italiano, non manco i servizi, tra lo Stato italiano e la criminalità organizzata, oltre al terrorismo e tutto il resto. Ah, ecco. Anche perché la banda della Magliana non è solo un gruppo di criminali, la banda della Magliana vuol dire la mafia, quindi sia la camorra che l'andrangheta che Cosa Nostra, vuol dire il terrorismo nero, perché la banda della Magliana ha avuto molto a che fare col terrorismo nero, si è impicciata anche del terrorismo rosso, cioè la banda della Magliana è una cosa, insomma, un po' più complessa di... Sì. Un po' di gente che voleva spacciare droga a Roma, insomma. Certo. Allora, ascolta, io stamattina non ho deciso se parlare, ma lo faremo nei prossimi giorni, perché a caldo poi sembra che andiamo a parlare un po' sulla riapertura del caso dell'Orlandi, Emanuela Orlandi. Guarda caso, gioco di parole, proprio dopo pochi giorni della morte di Ratzinger, ma ne parleremo successivamente, più avanti. Io la notizia che volevo dare per prima, e vi dirò anche perché, che Mosca accusa l'Italia di fornire a Zelensky mine antiuomo. Mosca appunto... Quindi è un peggiore. Eh?
Quindi avevo ragione. Ecco, ma aspetta, adesso ti dico anche qualcosa di tecnico, più che tecnico proprio a livello proprio di produzione. Allora, pochi giorni fa Mosca in una sua, diciamo, in un suo, una comunicazione ha intitolato, facendo vedere le mine antiuomo che hanno trovato l'anno scorso, l'hanno chiamati quanti souvenir da Roma. Ecco, queste mine di fabbricazione italiana sono TS-6.1, TS-50, ricordatevi questa TS-50 e TS-2.4. Sono state disinnescate da ingegneri russi sul territorio ucraino ed esposte nell'estate del 2022, l'anno scorso, in una mostra di armi catturate nel parco Patriot di Mosca. Ora c'è stata la smentita del ministro della difesa Crosetto. L'Italia non produce mine antiuomo e non le fornisce a nessun paese al mondo, Ucraina compreso. Falso, signor Crosetto. Falso. L'Italia era tra le prime nazioni produttrici di mine antiuomo con la ditta Valsella Meccanotecnica, che chiuse battenti nel 2005, venne aperta nel 1969. Ecco, ricordo che tra i vari gadget che si potevano acquistare delle mine antiuomo c'erano anche le mine giocattolo per bambini. Qual è la funzione di una mina antiuomo? Non quella di uccidere, ma di ferire. Perché? Voi direte, ma che brave che è la Valsella. No, assolutamente, perché se qualcuno finisce su una mina antiuomo e gli parte una gamba, un piede, un braccio, o i bambini gli partivano proprio le mani, questo, il soggetto che era stato ferito rimaneva a carico dello Stato e quindi in questa maniera era molto più devastante che seppellire un cadavere. Allora, tra i vari tipi di mine antiuomo, c'era la produzione appunto di queste mine giocattolo e anche della TS-50. È una delle mine antiuomo che è stata esposta dai russi. È appunto una mina di produzione della Valsella, ecco, metalmeccanica, meccanotecnica, che ha chiuso battenti. Però queste mine sono ancora in giro nel mercato oppure sono state prodotte da qualche altra società. Andiamo a vedere, appunto, la Valsella era stata fondata nel 69. Tra le sue innumerevoli acquisizioni annovera tra le più importanti quella del gruppo Fiat. Infatti, durante il 1984 il gruppo Fiat, tramite i fratelli Borletti S.p.A. e tramite Gilardini, ottenne il 100% del capitale di Meccanotecnica e di conseguenza della Valsella Meccanicotecnica, quindi aveva il controllo. Questo diede il controllo al 100% della Valsella e di Misar e alla Fiat, quindi Fiat Auto. Per un certo periodo Fiat prese davvero il controllo dell'industria mine militari in Italia, una posizione consolidata nel 1988 con l'acquisizione di Simmer Difesa. Poi la Fiat cessò ogni partecipazione in Valsella e nello stesso anno Fiat Componenti e Impianti per l'Energia e l'Industria si fuse con Witherland Sistemi Subacquei SPA e diciamo che si mise in proprio. Ora non vi racconto tutta la storia perché è abbastanza lunga, potete, anzi fatelo, indagini voi, perché è molto molto interessante questa cosa. Quindi, a parte che poi vi perderete nelle varie innumerevoli consociati con, anche, con aziende francesi, eccetera, eccetera. Quindi, caro Franco, cosa ci dici su questo souvenir d'Italia che esportiamo in tutto il mondo? No, allora, intanto no, non è una soddisfazione il fatto di avere ragione, anzi è una cosa per me drammatica. Io parlai delle mine antiuomo italiane quando andai in Donbass. Nello scorso agosto sono andato nell'ospedale Donetsk e ho visitato i reparti traumatologici che sono pieni, pieni, pieni di bambini e di anziani. Bambini e anziani, che sono quelli che giocano nei giardini, perché le mine antiuomo sono, insomma, quelle che vengono sganciate e ne vengono sganciate tutti i giorni nella città di Donetsk, assomigliano molto a dei quadrifogli o dei pezzettini di legno, in maniera tale che se cadono in mezzo al verde non si riconoscono e tu salti in aria. E chi è che va nei giardini? Ci vanno bambini e anziani.
che sono anche quelli un po' più distratti, diciamo. Le mine antiuomo hanno, come hai detto te, non servono per uccidere, servono per mutilare, perché ha una serie di funzioni. Primo, mutilando tu devasti la persona, ovviamente, e le mine antiuomo servono anche a spaventare, a terrorizzare la popolazione su cui tu le mandi, su cui tu le invii. Quindi hanno una funzione, hanno la stessa funzione che avevano una volta i bombardamenti a tappeto, per quelli per cercare il morale, non la seconda guerra mondiale, quando hanno raso al suolo l'intera Germania e non ce n'era motivo, se non quello di teoricamente fiaccare il morale tedesco. Ecco, la funzione è più o meno la stessa. In più le mine antiuomo hanno l'altro scopo, è quello di mettere in ginocchio, quando c'è, quando funziona, il sistema sanitario. È un po' come, come le armi biologiche, no? Tu, diciamo, riempi gli ospedali di gente mutilata, e quindi diciamo, gli ospedali si devono occupare di questo e non di altro. Infine, c'è anche un'altra cosa, perché le mine antiuomo vengono utilizzate, in passato sono state utilizzate da soggetti, in particolare da soggetti che avevano una certa mentalità, perché i paesi in cui venivano, sono state più usate le mine antiuomo sono stati la Cambogia e l'Angola. Allora, perché questi due paesi? Perché in questi due paesi combattevano dei gruppi armati, in Cambogia i Khmer Rossi, in Angola un gruppo che si chiamava UNITA, che erano, oltre a essere fortemente ideologizzati, nutrivano un odio feroce, feroce nei confronti della popolazione, di chi stanno combattendo, proprio della popolazione in generale. Cioè, odiavano il genere umano, non saprei come dirlo in altro modo. E quindi queste mine antiuomo venivano sparse soprattutto davanti le scuole e così via. Poi si spostavano, ci sono le mine antiuomo che non stanno, anche quelle che non stanno ferme, cioè che si spostano sottoterra. Ci sono anche questi modelli qui. E quindi avevano lo scopo punitivo, cioè io vi odio e quindi vi faccio male nella cosa, vi terrorizzo e vi faccio male nella cosa a cui tenete di più, che sono nelle società, specialmente in queste società rurali, sono i bambini, che sono, questo in qualsiasi società, ovviamente farebbero male alla società i bambini mutilati, ma anche gli anziani, perché sono molto importanti per queste società gli anziani. Ecco, questo aspetto non è un aspetto secondario, e in Ucraina l'utilizzo delle mine antiuomo in quel modo, ovvero attraverso il lancio di razzi che esplodendo a una certa altezza spargono nel raggio di alcune centinaia di metri centinaia e centinaia di mine antiuomo, succede tutti i giorni. Allora, un utilizzo del genere è un utilizzo carico di odio, cioè io che utilizzo queste mine antiuomo voglio accanirmi, voglio far male, voglio proprio devastare una popolazione, voglio punirla in qualche modo. Ecco, e questo di tutti quanti gli aspetti, che per carità anche gli altri sono, cioè le mine antiuomo sono una cosa, sono un crimine contro l'umanità. Chi le utilizza e anche chi le produce, perché ovviamente non è che uno le produce per tenersene nel cassetto, uno le produce per venderle a qualcuno che poi le utilizzi. Quindi il fatto stesso che esista qualcuno che le produca, anche se apparentemente non le dà a qualcuno, apparentemente, perché sennò non avrebbe senso nemmeno produrle, è di per sé un criminale di guerra, è un criminale nei confronti dell'umanità intera. E purtroppo la guerra d'Ucraina è la tipica guerra per l'utilizzo di queste mine, perché
l'accanimento con cui gli ucraini, è specifico la cosa, perché in una guerra io capisco, cioè capisco, non si dovrebbe fare, però la guerra è piena di orrori, ci stanno persone che commettono cose orribili, gli stupri, possono essere anche massacri da tutte le parti, fa parte della guerra in qualche modo, e per questo anche non ci dovrebbero essere le guerre, ma le mine non vengono usate in ogni guerra, perché le mine hanno una carica d'odio che non è normale in un essere umano. Ecco, nella guerra d'Ucraina gli ucraini, non i russi, gli ucraini utilizzano le mine antiuomo e le utilizzano da anni. L'Italia è stato per anni il principale produttore di mine antiuomo. Io ho il sospetto che queste mine, tra le tante mine antiuomo sganciate in territorio, ormai è territorio russo perché è stato annesso alla Russia, insomma sganciate in territorio russo, ci fossero anche le mine italiane, sospetto che è rimasto tale, e adesso in qualche modo mi dà la conferma. Attenzione, attenzione, cioè, di dire una cosa, le mine antiuomo sono state vietate con un decreto legge del 1997, però c'è una cosa, la domanda è, ma noi come esercito italiano abbiamo delle mine antiuomo? Sì, ne abbiamo. E leggo velocemente, le mine antiuomo noi ne abbiamo in dotazione circa 8.000, ecco, l'arsenale di mine antipersone in dotazione o stoccaggio presso le forze armate italiane, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle 8.000 unità, e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore a questa precedente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1,2 della legge 29 ottobre 97. In poche parole, chi ha stabilito questa cosa? Come, chi l'ha stabilita? Ha stabilito che le forze armate italiane debbano avere 8.000 mine antiuomo. Cioè, se una cosa è un crimine contro l'umanità, Un crimine contro l'umanità. No, ma hanno trovato l'inghippo. Hanno trovato l'inghippo, hanno detto che devono essere usate solo per a scopi di pace. No, non di pace, a scopo di addestramento. Cioè praticamente noi abbiamo 8.000 mine antiuomo a scopo di addestramento, che non si capisce come, vabbè, allora potrebbero essere, cioè, disattivate, non vere, comunque sono vere, e hanno fatto una legge in deroga che quando definiamo ne possiamo acquistare oltre 8.000. Allora la domanda è, se è vero, perché mettiamoci anche il dubbio che i russi hanno fatto vedere delle mine antiuomo che sono loro, però hanno trovato queste mine antiuomo di produzione, queste S-400, che sono, no aspetta, te lo dico subito, perdonate, voglio essere assolutamente, le TS-50, andate a vedere, sono di produzione della Valsella, quindi la Valsella che non esiste più, non le produce più, domanda è, le produce qualcuno al posto della Valsella o sono mine che abbiamo noi in Italia? Quindi l'esercito italiano, non è vero che non ha mine antiuomo, ne ha 8.000, ecco, questo per dire un po' il quadro, no? Chi ci dice che non sono state mandate all'esercito ucraino? Non lo so, ma io trovo mostruoso già solo il fatto che l'Ucraina utilizza delle mine antiuomo di chiunque sia il produttore di queste mine antiuomo, già questo dovrebbe mettere le forze armate ucraine e il governo ucraino che autorizza queste cose fuori legge, già solo questo. Cioè, è come dire gli ucraini utilizzano le armi chimiche, la stessa cosa, non c'è nessuna differenza. Nessuna differenza. Lo so. Tra l'altro non sono solo mine antiuomo, ma sono anche mine anticarro, e quelle, vabbè, sono permesse. Però ci sono queste TS-50 mine antiuomo. Quindi vedremo. Crosetto smentita del ministro della difesa Crosetto. L'Italia non produce mine antiuomo. Vediamo, perché ti ricordi anche quello che ho detto prima, che la Fiat poi aveva venduto, ma aveva acquisito un'altra società straniera, eccetera, e non le fornisce a nessun paese al mondo. Ecco, quindi se questo fosse falso, come io temo che lo sia,
ha detto un falso il ministro della difesa. Comunque, anche secondo me, è non una vigliaccata, è un crimine contro l'umanità. È veramente, sul serio. Non... Le TS-50 erano prodotte dalla Valsella, punto. Va bene, andiamo alla cosa successiva, alla notizia successiva. Vuoi ancora parlare di queste mine del cazzo anti-uomo? No. Poi magari volevo avere 5 minuti per parlare di non so quali notizie mi commentare, però insomma. Vabbè, guarda, allora, no, ma assolutamente sì, sulla von der Leyen che era ieri in visita, sinceramente non è che ho molto da dire, probabilmente è venuta in Italia per ancora rimpolpare gli aiuti all'Ucraina, per la fornitura di sistemi missilistici SAMT, sono questi, non ne abbiamo 6, tra l'altro ne abbiamo uno sperimentale che è per addestramento, gli altri sono in Iraq e in altri paesi, e quindi noi dovremmo fornirli. Il costo 800 milioni. 800 milioni questo sistema costa, perché il SAMT è un sistema missilistico, e poi logicamente c'è i razzi Aspide che sono montati per l'impiego contro gli aerei russi. Quindi ragazzi, la Francia credo che abbia detto di no, l'Italia invece è venuta ieri a chiedere conto. Poi vabbè, mi hanno parlato del PNRR e sicuramente avrà anche parlato del MES, e tra l'altro si è incontrata la von der Leyen in un albergo con Romano Prodi. Vabbè. Poi, quest'altra è una notizia che se vuoi commentare, 11 inviati di guerra italiani si scagliano contro l'informazione di regime, e sono stati molto... Allora, questo è il mio commento, era ora. Ah, ecco, va bene, dai. No, voglio lasciare spazio alle tue notizie, perché poi voglio fare intervenire anche il pubblico. No, non ho notizie. Ho una riflessione da fare. Ecco, allora fai la riflessione e poi leggo l'ultima notizia che avevo messo. Perché, allora, anche se magari la gente può non fregare, io sono appena tornato all'India e mi sono reso conto, perché poi quando uno alza lo sguardo e si sposta un pochettino e cerca di togliersi da questa specie di posizione asfittica in cui siamo in Italia, in cui pensiamo solamente a quello che succede nel nostro, come se il nostro paese fosse il mondo intero, si rende conto come il mondo, come nel mondo noi italiani siamo irrilevanti. Nel senso proprio che non. Ma anche l'Europa, come l'Europa stia diventando totalmente irrilevante a livello mondiale. Noi continuiamo a essere la più grande potenza economica, come l'Europa, insomma, anzi la terza potenza economica dopo Stati Uniti e Cina del mondo. Siamo probabilmente i principali consumatori del pianeta, questo continuiamo ancora a esserlo. Però siamo del tutto irrilevanti. Cioè, la cosa che mi è apparsa chiarissima sono varie. La prima, mi era capitato in passato di andare in India e ho trovato un altro paese, nel senso che sì, è sempre un paese pieno di contraddizioni, un sacco di poveri, tutto quello che volete voi, ma si è infinitamente di più modernizzato. È un paese dove la presenza dei poveri, per quanto ce ne siano tanti, è molto molto meno appariscente. Una volta l'India era il carnaio del mondo, cioè andavi lì e era come andare all'inferno. Adesso non è più così, e si ha la sensazione di un paese che sta per diventare la nuova Cina. L'India in questo momento è la quinta economia mondiale, che uno fa sempre la classifica, i G7, no. L'India ha superato il PIL del Regno Unito. Uno dirà, in Regno Unito sono 63 milioni, in India sono 1,4 miliardi. Non è che c'è, no, però non è tanto quello, è che l'India prima era fino a qualche anno fa, era tipo al 20° posto, al 30° posto come PIL. Invece sta accelerando, sta aumentando col 10-15% l'anno la sua economia, e presto l'India supererà la Cina come numero di abitanti, come popolazione.
E diventerà, quando uno dice, beh, in India solo il 40-50%, cioè la classe media, sono i ricchi, beh, il 40% degli indiani vuol dire 600 milioni di persone, quindi è un mercato immenso. Ti rendi conto che all'India delle cose europee non gliene frega nulla, cioè la nostra cultura, i nostri prodotti di qualsiasi genere sono del tutto irrilevanti, è un altro mondo. Ti rendi conto come quel mondo lì è invece legato al mondo cinese, è legato al mondo russo, è legato al mondo arabo, tutto il mondo arabo nel senso medio orientale, che va dall'Arabia Saudita all'Iran, in senso lato è legato al mondo africano. Cioè, ti rendi conto come il mondo, mentre noi ci contorciamo intorno alle nostre vicende asfittiche italiane ed europee, il mondo è andato su un'altra corsia, ha messo la freccia nel sorpasso e sta andando per conto proprio, cioè nemmeno dire che ci si fila, va avanti per conto proprio, fregandosene totalmente di quello che accade in Europa e di quello che è l'Europa. E avere la percezione di questo è importante, perché l'Europa si sta oramai da molto tempo suicidando, diciamo, ha dato una bella accelerata nell'ultimo anno, però insomma lo stava in realtà facendo da molto tempo, e si sta, come succede spesso diciamo tra i nobili decaduti, insomma in queste famiglie, ci si aggrappa al blasone, ci si aggrappa a cose che hanno un valore del tutto effimero, convinti ancora che noi siamo i dominatori. Non siamo noi, sono casomai alcune nostre aziende, che è già una cosa totalmente differente, che si chiamano multinazionali, e in quanto multinazionali non sono necessariamente di un paese piuttosto che di un altro. L'Italia ce n'è alcune di multinazionali, ma ce l'hanno ovviamente la Francia, la Germania, l'Olanda, il Regno Unito, insomma, la Spagna e così via hanno multinazionali. Le multinazionali non siamo noi, non è l'Italia, non è la Francia, non è il Regno Unito, non è la Germania multinazionale o le grandi società finanziarie, sono proprio un mondo a parte. Quindi se uno esclude le grandi, queste immensi conglomerati aziendali, i paesi in quanto tali sono spariti, cioè noi non abbiamo una scarsissima influenza nei confronti dell'Asia, se non che la utilizziamo come luogo di produzione, ma non c'è nulla di più oltre questo. Abbiamo ancora un'enorme influenza su una parte dell'Africa, solo su una parte dell'Africa, questo sì, specialmente la Francia ha un'enorme influenza sulla parte dell'Africa, e in qualche modo anche il Regno Unito insieme agli Stati Uniti continua ad avere un'enorme influenza. Ma l'India, per esempio, ho saputo che recentemente il segretario di Stato statunitense si è recato a Nuova Delhi per fare quello che fanno sempre negli ultimi mesi, cioè cercando di aizzare l'India contro la Russia, far sì che adotti delle sanzioni e così via. E l'India se ne è proprio fregata, noi veramente non ce ne può fregare di meno, voi potete venire qui, siamo buoni amici, tutto quello che verrà a voi, ma voi che, se voi volete dirci qualche cosa, noi andiamo per conto nostro. Noi per quale motivo dovremmo boicottare la Russia? Per quale motivo dovremmo mettere sanzioni? La risposta del primo ministro indiano è stato: io in quanto primo ministro indiano devo puntare prima al benessere del mio paese, del mio popolo e poi di tutto il resto. Il gas russo è il miglior gas qualitativamente parlando del pianeta, la Russia ce lo vende a un prezzo bassissimo, inferiore a qualsiasi altro paese produttore, e quindi chi se ne frega che voi pensate che la Russia e che stanno in guerra. Proprio non se ne sono proprio filati, non se ne sono proprio filati. Allora, questo dà l'idea
diciamo, del mondo che sta andando da un'altra parte e di come non il sistema, perché il sistema è una cosa diversa, il sistema è fatto di aziende, oltre che di alcuni servizi segreti e altre strutture, diciamo, statali, ma è fatto di grandi aziende. Ma come lo Stato in quanto tale, quindi stiamo parlando della Francia, dell'Italia, del Regno Unito, della Germania, degli Stati Uniti d'America, stanno cercando di mettere il più possibile a ferro e a fuoco l'intero pianeta per cercare di sopravvivere come potere. E ripeto, non è il sistema che sta crollando, il sistema è molto più forte oggi di quanto lo era prima. Dimenticatevi la cosa, no, perché sono gli ultimi rantoli, no, ma che ultimi, sono potentissimi, sono molto più potenti oggi di quanto lo erano prima. Io sto parlando del potere dei singoli paesi, dei singoli governi. E quello che sta in qualche modo accadendo in vari paesi del mondo, il Brasile è uno di questi, è esattamente questi infiniti tentativi, come accade in Ucraina, come accade altrove, questi infiniti tentativi della politica dei singoli paesi di rientrare, diciamo, in possesso di cose che sostengono essere loro, che sostengono essere loro, perché noi abbiamo quest'idea in Europa, ma anche negli Stati Uniti, forse ancora più negli Stati Uniti che in Europa oggi, che siamo proprietari del mondo. E perché dico al confine degli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti hanno, oramai sono decenni che hanno queste idee, ma lo si vede anche dal tipo di produzione cinematografica che hanno. Quando gli alieni invadono la Terra, hanno sempre a che fare col presidente degli Stati Uniti, che interagisce con gli alieni. Che pilota un jet, sì, va bene. Sì, ma al di là che pilota un jet, cioè proprio che il difensore della terra, il proprietario della terra sono gli Stati Uniti, cioè loro sono i proprietari della terra, loro si sentono così, dice la terra, il pianeta terra è nostro, e in qualche modo che un modo di ragionare di tipo di stampo coloniale, e in qualche modo l'Europa pensa la stessa cosa, ovviamente in piccolo, con alcune aree del mondo sono convinti che quelle aree lì sono loro. È solo che alcune di queste aree, buon per loro, molto meno per noi, e io dico anche buono per il pianeta, in questo caso, alcune aree ci stanno facendo delle pernacchie e se ne stanno andando per conto proprio, perché non c'è motivo di continuare a stare con qualcuno che ti vessa, ti costringe a schiavizzare, a autoschiavizzare il tuo popolo, a peggiorare la tua economia, a non poter avere politiche autonome e così via. Chi può, per il momento non sono tantissimi, specialmente in Africa, ma insomma anche altrove, chi può lo fa molto volentieri, insomma ci saluta e se ne va per conto proprio, se ne va con altri che non utilizzano questi metodi barbari che ancora utilizziamo noi in Occidente, insomma. La Cina e l'India, per esempio, che hanno grande influenza su tanti paesi, la Cina ovviamente molto di più, ma l'India anche ha grande influenza su tanti paesi, sia africani sia asiatici, e loro non hanno questa cosa invasiva per cui arrivano in un posto, devono stabilire chi è il come. Chi deve essere il presidente o il primo ministro di quel paese, quale partito deve governare, quali politiche deve fare, e mettono bocca su ogni cosa e come deve essere la gestione economica. Non hanno questo approccio, ha un approccio molto diverso rispetto al nostro, molto diverso. Ha un approccio di quelli che, come si dice nel gergo sportivo, win-win, cioè vinciamo tutte e due, non vedo perché devo vincere io e tu devi perdere.
vinciamo entrambi, facciamo una cosa per cui io ci guadagno, è evidente che io ci guadagno, mm-hmm. però ci guadagni pure te, e visto che ci guadagni sei contentissimo di far guadagnare anche me. Ecco, quindi la riflessione. Quanti giorni sei, quando è che sei partito per l'India? No, sono stato poco, pochi giorni, non è quello. No, ma... che... no, per l'altra notizia, non so se lo sai che la farina di insetti, allora il via libera dell'Unione Europea è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2023. Via libera all'immissione sul mercato dell'Unione Europea della polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico. E quanto si legge sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Grillo domestico, nel senso c'è gente che tiene i grilli al guinzaglio dentro casa? Sì, si li tiene al guinzaglio, li fa... Sì. Esistono persone che hanno dei grilli domestici? Sì, io personalmente. I miei gatti li ammazzano i grilli, vabbè. Allora, io vi invito, non è che ve la voglio leggere, la Gazzetta dell'Unione Europea, L002, L come Livorno 002 del 4 gennaio 2023, nel parere scientifico con la H finale chiesto dalla Commissione dell'Unione Europea all'Autorità per la Sicurezza Alimentare, l'autorità ha concluso che la polvere parzialmente sgrassata di acchetti, Acchetta, domesticus in latino, grillo domestico, ripeto, va bene, cos'è il grillo domestico, è sicura se utilizzata nel pane, nei panini multicereali, nei crackers, nei grissini, nelle barrette, ai cereali, nelle miscele secche, eccetera, eccetera, praticamente ovunque, andatevela a leggere. La polvere può provocare reazioni allergiche alle persone che già non possono mangiare crostacei, molluschi, e a quelle allergiche agli acari della polvere. Ecco, però andatevi a leggere l'elenco di tutte le sostanze dove può essere impiegata, addirittura anche nelle bevande tipo birra, nella frutta a guscio, nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine. Cioè, veramente, ragazzi, da oggi sicuramente bisognerà fare molta, molta, molta attenzione quando si va al supermercato. Quando leggerete farina proteica, chiedetevi che cosa c'è, perché probabilmente è farina di insetti, di grillo. Allora, tu vuoi commentare questa notizia o ti fa schifo a quest'ora del mattino? Mi fa schifo anche la sera, devo dire. Non so. Mi sembra una cosa che è surreale. Grillo domestico è follia pura, cioè, non so, cioè, che vuoi che commenti? No, ma non c'è, no, effetti, ma io, siccome era già una notizia che avevamo riportato qualche giorno fa, e comunque ne aveva parlato Cristina, aveva sollevato un polverone. Ora, ragazzi, io veramente ho lo schifo anche di sapere che la von der Leyen era o è ancora qua a Roma. Veramente, noi per un attimo abbiamo pensato nel 2018-2019 di uscire da questa latrina che è l'Europa. Tra l'altro hai notato che non si parla più dello scandalo di Bruxelles, no? L'European Gate, non tanto il Qatar Gate, non se ne parla più, o perlomeno i giornali non dicono nulla. Però so che ci sono tanti altri europarlamentari indagati dalla magistratura belga. Quindi, non saprei dire su questo. No, non ci sono informato sugli sviluppi, quindi non so che dire. No, non è che ci sono notizie, però dico veramente la von der Leyen che viene qua in Italia praticamente a dettare legge, perché noi abbiamo due padroni, abbiamo gli Stati Uniti d'America e l'Europa. E io quando sento dire che in India invece se ne strafottono di quello che è l'Europa, che è l'altra parte del mondo, e loro, un ministro dice io penso prima al benessere dei nostri cittadini, pensare a questa classe politica, ho veramente il volta stomaco. E mi dispiace anche per quelli che il 25 settembre sono andati a votare la Meloni pensando che potesse... non dico cambiare le cose, però attenersi alle promesse che questi, non voglio essere volgare, personaggi avevano proposto per anni, Lega e Fratelli d'Italia, fuori dall'Europa, fuori dalla NATO non l'hanno mai detto,
Nomé e tante altre cose, quindi invece sono cadute. Però in campagna elettorale queste promesse non, cioè hanno fatto già in campagna elettorale altre promesse. Certo, cioè certo, la Meloni certo, non sta disattendendo le sue promesse, perché in campagna elettorale sta chiarissima: io sto con la NATO, aiuterò l'Ucraina fino alla morte più di quanto ha fatto Draghi, non farò politiche, non mi discosterò dalle politiche che ha fatto il governo Draghi sul Green Pass e tutto quanto il resto, e dal punto di vista delle politiche economiche mi atterrò alle regole europee e a quello che mi dirà l'Europa, e proseguirò l'agenda Draghi sia per quanto riguarda il PNRR sia per quanto riguarda tutte le manovre finanziarie che ci dovranno essere, che ci sono state e ci dovranno essere in futuro, e così via. Cioè, la Meloni è stata chiara, questo bisogna dirlo, non ha mentito, non ha detto cose e poi ne ha fatte altre, ha detto esattamente queste cose qui. Sono le persone che si sono immaginate delle cose che non stanno in cielo in terra, è questo che mi stupisce. Allora io passo la parola agli ascoltatori, però volevo dire una cosa: il fatto che le meduse siano sopravvissute milioni di anni pur non avendo un cervello dà speranza a molte persone. Va bene, questa è una massima di Charlie Brown. Allora, comincio a dare la parola a Maurizio da Trieste, si prepari Ada, poi tutti gli altri che alzeranno le mani, ce ne abbiamo di già. Maurizio da Trieste, buongiorno. Buongiorno Stefano, buongiorno Fracassi, buongiorno a tutti i web ascoltatori. Io volevo fare un passo nel termine, una comunicazione di servizio. Volevo comunicare a Franco Fracassi che la sua chat su Telegram, Viaggiare con Fracassi, in questo preciso, cioè 20 minuti fa, è stata, diciamo, ci sono penetrati i Trojan, due Trojan. Li conosco, per questo sto parlando, ho avuto questa stessa identica esperienza. Allora, questi qua, se non vengono fermati per tempo, inizieranno prima a favorire, diciamo, cominciano a molestare le persone in termini di prostituzione, poi passeranno alla pedofilia, e poi e parlo sempre per esperienza, quel tipo di Trojan che ho beccato sul sito di Fracassi, praticamente poi faranno un sito, cioè una piattaforma, pardon, una chat gemella a di Fracassi. Lui praticamente vedrà gente entrare, ma diciamo non vedrà aumentare le persone. Ecco, ve lo solo avvisare di questo, faccio un regalone anche. Allora loro entrano, per quanto che diciamo lei possa, diciamo, come potrei dire, diciamo, provvedere a fare dei tentativi di fermarli, questi qua sono come i ratti, e se noi i link li paragoniamo a delle tubature, loro come i ratti camminano sopra le tubature. Grazie. Sì, mi scusi. Pronto? No, mi scusi, ho visto che mi ha detto una cosa che mi ha lasciato basito. Cioè, lei mi sta dicendo che la pagina Telegram ha dentro di sé delle persone, cioè tra gli iscritti ha delle persone che mi stanno danneggiando e stanno danneggiando gli altri iscritti? Io le posso dire che siccome controllo sempre, perché ormai è diventata per me un'abitudine, diciamo, controllo la mia chat e anche quella, diciamo, degli amici, passatemi il termine, no? Anche se considero, diciamo, ideologicamente parlando, degli amici. E queste due persone che sono entrate le ho avute pure io, e le ho viste in altri siti, e siccome mi hanno portato via un sacco e mezzo di tempo per fermarli, allora siccome adesso è una situazione diciamo iniziale, diciamo fondamentalmente è abbastanza facile fermarli adesso, però se lei non sta attento, diciamo, io, diciamo, ho fatto notte intera per venirmi fuori, diciamo così. Sì, no, ha ragione, ragione. Vuoi sapere chi è? No, allora li vedo anch'io adesso, un profilo strano, sono andato nel gruppo a vedere, un profilo strano che in lingua coreana, non so neanche. Ce ne sono due, sì, quello due. Strano in cui con la lingua araba e poi un altro io, codice, diciamo, sì. Sì, e sì, poi sì. Diciamo con il titolo di cronaca, perché di qui mi hanno fatto veramente diventare matto, e posso dire che scrivono in arabo e trasmettono dalla Romania,
E dopo li ho beccati in Italia, e fermiamoci qua perché non posso parlare avanti. Va bene, è una comunicazione. E attenzionato, diciamo così, fracassi e attenzionato. Sì, come lo siamo stati anche noi, lo siamo tuttora. Franco, niente, devi un attimino, adesso questa è una comunicazione, poi avvisare chi ti gestisce il tuo il gruppo che stanno, sono entrati. Ma sono basito, ma perché dovrebbero fare? Ma è semplice, no, chiudete il microfono, qui ho un ritorno di cuffia. Franco, purtroppo è semplice, l'ho spiegato una volta. Telegram sta diventando un po' una cloaca, io te lo dico francamente, perché dato che sono già arrivati quasi a 800 rotti milioni di utenti, siamo quasi sul miliardo, e la gente è uscita da Facebook, non solo i servizi lavorano su Telegram per vedere chi sta, ma usano Telegram anche questi infiltrati di qualche chat straniera per poi proporre i loro prodotti di criptomoneta o altro. Sono italianissimi e non propongono prodotti, semplicemente proprio vogliono, passatemi il termine, sputtanare quel tipo di chat. Perché ripeto, fracassi, siccome fa parte del mondo del dissenso, viene attenzionato. Io diciamo, posso portare una statistica che tutti i siti delle persone dissenzienti, diciamo, sono state attenzionate a questo tipo di prodotti. Va bene, dai, andiamo avanti, poi casomai Franco mi fai chiamare da chi ti gestisce il canale. Allora do la parola il gruppo Ada, buongiorno Ada, buongiorno, io ti vedo, devi premere sul pulsante blu, diventa verde e puoi parlare. Allora, se Ada non vuol parlare, do la parola a Fabrizio, buongiorno. Che succede, ragazzi? Fabrizio, buongiorno, puoi parlare. Allora, do la parola a Tidio Zoppi. Buongiorno a tutti voi. Sono Attilio, parlo dal Basso Garda. Più che una domanda, è una testimonianza reale, vera, mia. Io sulle, se mi concedete un minuto, che tra l'altro di poca importanza, però sulle mine anti-uomo ci sono nato, cioè mio padre, reduce di guerra, battaglia all'Alamè, in prima linea, divisione Trento, geniere, le ha piazzate obbligatoriamente, il suo compito era quello di piazzare le mine, quando non ne aveva più metteva le scatolette di carne. Perché io dico che ci sono nato? Ci sono nato semplicemente perché mio padre non dormiva più. Dormiva mezz'ora e si svegliava, andava a letto tardissimo e si alzava prestissimo. E me lo ha, epigeneticamente parlando, trasmesso questo rimorso, chiamiamolo così, questo passato. E ho imparato le mine anti-uomo da Gino Strada attraverso il suo libro più di 20 anni fa, 25 anni fa, I pappagalli verdi. Li vidi realmente, non facsimili, realmente nel museo della Croce Rossa Internazionale, sito in Castiglione delle Stiviere, e veramente ne porto l'angoscia per questi bambini che poi sono totalmente mutilati per sempre. Grazie a voi. Grazie Attilio, grazie della tua testimonianza. Do la parola a Monica, poi se volete alzare le mani, intanto abbiamo anche Ada e Fabrizio. Monica, buongiorno. Buongiorno Stefano e buongiorno signor Fracassi. Chiamo da Reggio Emilia. Io volevo chiederle una cosa, due domande. Una è se secondo lei verremo puniti dalla Russia, e io ho questo sentore e non vado avanti perché ci sono cose che insomma non si possono dire qua, e per quello che sono le mine anti-uomo. E l'altra domanda è cosa ne pensa del fatto che metteranno e faranno questo nuovo laboratorio
a questo Biolab a Pesaro. No, Monica, ascolta, dimmi. Non è un nuovo Biolab, ne ho già parlato la settimana scorsa, è il trasferimento di un biolaboratorio dell'istituto di zooprofilassi che esiste già a Pesaro. Ora, scusa se ti rubo la parola, Franco, però quando tu avrai letto, avrai sentito dei comunicati anche di un importante, tra virgolette, eccetera, eccetera, attenzione, allarme, la gente si sta rivoltando. Dobbiamo dare le notizie per quello che sono reali. Tu dici, come fai a saperlo? Perché avevo letto la delibera che troverete sul Comune di Pesaro. Si parla di trasferimento di biolaboratorio. Ora, che poi ci possono fare tutte le varie schifezze, esperimenti, questo non è dato a sapersi, però non è un nuovo biolaboratorio, ma è il trasferimento di biolaboratorio. Prego, Franco. No, meglio puntualizzare queste cose, perché gli allarmismi poi... Allora, però sono due domande e mi sono dimenticato la prima. Qual era? Allora, la prima è se effettivamente il fatto che comunque noi forniamo le mine anti-uomo praticamente all'Ucraina, la Russia di conseguenza, visto che sta crescendo in Russia un sentimento anti-italiano, se noi verremo puniti per questo? Noi siamo già puniti per queste cose qui. Cioè, la nostra economia, ovviamente non è che ci puniscono perché ci bombardano, chissà che cosa, ci puniscono attraverso l'economia. Allora, bisogna tenere conto di due cose. La Russia è il principale produttore di materie prime, non solo di gas e di petrolio, ma di materie prime del pianeta. È l'unico paese al mondo che ce l'ha tutte. E per materie prime non parlo solo di materie del sottosuolo, parlo anche di materie che stanno sopra il suolo, come per esempio il legno, come per esempio la produzione agricola, come anche in parte la produzione industriale, perché per esempio i pesticidi, quindi tutta l'agricoltura dell'Occidente si basa sui pesticidi prodotti in Russia. Quindi questo è il primo punto che è fondamentale, e il secondo che comunque la Russia è un mercato, è un paese di 150 milioni di abitanti, in qualche modo ha influenza su molti altri paesi, quindi se la Russia, diciamo, si mette di traverso, anche altri paesi diciamo possono, come fanno gli Stati Uniti, no? dicono una cosa e dei paesi a prescindere lo seguono, no? E la stessa cosa accade anche per la Russia, ovviamente un'influenza molto inferiore, ma ci sono anche altri paesi che seguono quello che fa la Russia. E quindi alla fine stiamo parlando di un mercato di circa 200, almeno 250 milioni di persone, e quindi che è ovviamente un mercato anche per le aziende che devono vendere, ma devono anche fare, perché poi l'Italia per esempio ha a che fare con la Russia attraverso le aziende di costruzione, ingegneria, un sacco di roba, aziende che producono macchinari industriali, macchinari per tutta l'estrazione dell'energia, per l'estrazione dei minerali e così via. Allora, è notizia di questi giorni che almeno i russi, il Ministero dell'Economia russo ha detto che il 76% delle aziende che lavoravano in territorio russo, aziende straniere che lavoravano in territorio russo, sono rimaste in Russia. Quindi già questo è un dato che ci dice quanto queste famose sanzioni siano una farsa, no? Perché se tre quarti delle aziende continuano a lavorare tranquillamente in Russia, aziende straniere, vuol dire che fanno ridere, cioè che le sanzioni al limite, anche se poi uno può giudicare se siano giuste o sbagliate, ma insomma hanno un senso se servono se sono come dire, condivise, no? Se le fa solamente un soggetto, solamente lo Stato italiano, capite bene che hanno un'efficacia praticamente nulla, tant'è che la Russia
che ha superato 2 mesi fa, che ha superato anche nel PIL. Prima noi eravamo al 9° posto, adesso è 9ª la Russia e 10ª l'Italia. Allora, noi stiamo già pagando perché non arrivano in Italia a discapito del fatto che la Russia continua a commerciare con praticamente tutto il mondo, invia in Italia meno materie prime, e tutto questo ovviamente mette in enorme difficoltà le aziende italiane, perché campano di materie prime che vengono dalla Russia. Per esempio, immaginiamo le aziende dei mobili. L'Italia ha una lunga tradizione di mobilifici ed una delle eccellenze italiane è la produzione di mobili. Un'altra delle eccellenze italiane è la produzione di carta. Beh, quanto solamente a queste due cose, ovviamente tutte le aziende di mobili e le aziende di carta sono in ginocchio perché non hanno le materie prime, perché la Russia non gliele manda. Per non parlare del comparto ceramiche, che senza il gas russo a gran parte chiuso, ed è il comparto più tecnologicamente avanzato di questo paese, e potrei continuare, cioè noi stiamo già pagando queste cose. Quindi le mine antiuomo non sono nient'altro che l'ennesima cosa che allontana la Russia dall'Italia. Sarà difficilissimo, io non credo alle cose irreversibili, però insomma, diciamo che rimettere a posto le cose, se e quando verranno messe a posto, sarà molto molto complicato e molto lungo, perché veramente l'abbiamo fatta grossa stavolta, veramente abbiamo superato tutti i limiti di ragionevolezza, e quindi per l'Italia sarà un problema serissimo. E sarà ancora più serio se a febbraio il governo darà il via alla fornitura dei sistemi missilistici SAT. E certo, certo. Anche perché non bisogna dimenticare un'altra cosa. Noi pensiamo, in qualche modo lo accennavo prima, cioè la Russia non è solamente la Russia, sono una serie di altri paesi. Quando parlavo di altri paesi mi riferivo, non so, alla Bielorussia, al Kazakistan e così via, che peraltro sono paesi ricchissimi. La Bielorussia è un paese ricco di materiale di produzione agricola e di altre cose di quel genere, ma il Kazakistan è un paese ricchissimo di energia e di materie prime come l'uranio e tante altre. Quindi stiamo parlando di paesi, al di là della popolazione, di quanto consumano e così via, stiamo parlando di paesi molto importanti. Ma la Russia ha influenza su una serie di soggetti che sono fondamentali per l'Italia. E uno dei migliori alleati della Russia nel mondo è l'Algeria. È vero. Draghi, quel genio di Draghi, che ha fatto? Ha detto: vado in Algeria e faccio un contratto con l'Algeria per il gas algerino. Ovviamente gli algerini lo vendono il gas algerino all'Italia, ma noi ci siamo consegnati mani e piedi a un paese che è alleato, che è strettissimo alleato della Russia, anche dal punto di vista militare. Diciamo che non ci sarebbe da sorprendersi se a un certo punto l'Algeria diminuisse la fornitura di gas all'Italia, e a quel punto l'Italia che fa? Non ha un piano, già questo è il piano B, è il piano B zoppo, il piano C non c'è. Allora io vorrei che voi ci rendessimo tutti conto che in tutto questo gioco al massacro degli ultimi 3 anni l'unico paese che ci ha rimesso le penne siamo noi, col Covid e con la guerra in Ucraina. Questo ditelo ai vostri amici, ai vostri figli, soprattutto ai vostri figli, ditelo che se quando loro erediteranno il nostro paese, avranno dei figli, se il loro paese sarà in miseria, la colpa è di tutti noi. Questa è la realtà, non per fare retorica. L'ultima cosa, poi passo a Antonella. Ricordatevi che questi sistemi, io ci punto ancora lì perché questo qua sarà un nodo focale, sistemi missilistici, SAT-T, è una produzione italo-francese. L'Ucraina, Zelensky li ha chiesti alla Francia e all'Italia, ma la Francia ha già detto di no, quindi chi li rifornirà? L'Italia. E lì sarà ancora un'attacca al nostro sfavore. Quindi anche la Meloni ci sta gettando
nella disperazione più assoluta. Aprite gli occhi, mi dispiace per chi è andato a votare questi personaggi. Antonella chiude. Antonella, buongiorno. Antonella, buongiorno, ci sei? Allora chiude Pippo. Ciao Pippo, buongiorno. Antonella, io ti vedo, devi premere sul pulsante blu, altrimenti Pippo. Pippo, buongiorno. Buongiorno. Come vederla se siamo in radio, scusa? Perché io ho la chat integrata di Telegram. Allora, aspetta. Ma, ma vedi pure me? Certo, vedo pure te, sì. Tutti. Che sto facendo? No, ma non ti vedo in quel senso, Franco. Ti stai mangiando un biscotto. No, è vero. Vedi. Io sono pranoterapeuta, io sono come il mago Terma. Stai mangiando un biscotto. Vedi. Allora, aspetta. Dimmi. Ciao, ti sto salutando. Come stai andando via? No, ti sto salutando con la mano, visto che mi vedi. Ah, ti vedo in maniera diciamo particolare. Allora, Antonella, scusa, ho visto che avevi parlato. Antonella, ci sei? Se no parla Pippo. È un uomo che stava parlando. Ah, allora, Pippo, ciao, buongiorno. Buongiorno, da Faenza, dalla Romagna dove sei magna. Dove sei magna. Volevo chiedere al signor Fracassi se... cosa sa della preparazione di Davos della prossima settimana? E volevo chiedergli anche, non viene mai in Romagna? Prossimamente pensa di capitare in Romagna? Allora, in Romagna sono venuto a Bagno in Romagna, per esempio. Lì alle confine, io sono al centro. Ah, che era dicembre, una cosa del genere. Poi sono venuto, mi è capitato sì di venire in Romagna, sono venuto... nell'ultimo anno 3-4 volte, forse, però pure lì non ho capito bene se si organizza una cosa a Rimini a fine mese, però non lo so. Perché non controllo i miei spostamenti, sono nel senso che io scopro ogni tanto che devo andare da qualche parte e non lo sapevo, però diciamo che vengo volentieri se c'è qualcuno che mi invita, compatibilmente con le mie disponibilità, certo che vengo. Ok. Qual era? Su Davos, sulla preparazione della prossima. Ah, ok. Come ho detto prima, sono tornato ieri dall'estero e non ho seguito, quindi non lo so. Ok, grazie. Prego. Purtroppo Pippo non ne so niente neanch'io, a parte che non è che vanno a spiattellarlo in giro, bisogna vedere che saranno gli ospiti di Davos. Dai, allora siamo in chiusura, le do la parola, allora riprovo con ancora Antonella, se no Paolo Montanari. Antonella, io ti vedo, premi sul pulsante blu e puoi parlare. Niente, Paolo Montanari, buongiorno, ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno, dai, io parlo da Saludezzo, vicino tra Rimini e Pesaro, ecco. No, volevo fare una domanda perché comunque tu sarai a Pesaro il 5 febbraio per il laboratorio sperimentale. Inizio a febbraio sarò a Pesaro, sì. No, non è la mia Pesaro. Beh, va bene, io diciamo faccio parte del comitato di Pesaro, però diciamo che se sono tra Rimini e diciamo tra Rimini e Pesaro, quindi diciamo è mezza Romagna, perché già Gradara, che è in provincia e confina con Pesaro, è già considerata Romagna, anche se nelle Marche. Comunque, va bene. Sul fatto dei miei laboratori, ieri ho parlato con la mia amica che lei lavora per Nuova Gazzetta, un giornale russo, e in pratica quello che era in Ucraina, molte cose sono state portate via dai laboratori prima che arrivassero i russi.
E rimane questo punto interrogativo che questi laboratori che stanno creando in Italia, tra cui quello di Trieste e quello di Sigonella, quello di Pesaro che è considerato un laboratorio livello 3 è collegato con l'OMS e col VOA e fanno già, diciamo, era una zoo profilassica. Io ci ho portato gli animali, prima era, faceva solo analisi sulle malattie, adesso la paura è che si propongano a fare sperimentazioni con le direttive dell'OMS, ecco. Quindi diciamo che rimane questo punto interrogativo. Sicuramente i cittadini di Pesaro che stanno protestando non vogliono rischiare questo, che poi non si sa che cosa, come si possa trasformare. Sicuramente non è adesso considerato proprio, diciamo, nella cosa del biolab, però è laboratorio di biologia, quindi praticamente faranno, hanno delle, dove mettono gli animali, e su questi animali che hanno certi patogeni studieranno e faranno sperimentazioni, quindi non è che studiano solo, quindi parlano anche di fare sperimentazioni in un contesto di una città, su una zona di un alveo di un fiume dove c'è anche pericolo di esondazioni. Adesso magari, ecco. Paolo, però puoi fare una domanda, perché io avrei altre persone, siamo in chiusura, perdonami. Sì. Niente, volevo fargli una domanda, diciamo che c'è un giornale russo conservatore che si chiama Zagrad, che vuol dire città dello zar, è un giornale conservatore che parlava che noi diamo, comunque ancora forniamo materiali ai nemici, come per esempio l'alluminio, quindi su quello che erano le sanzioni, però ancora la Russia, per mantenere, diciamo, questo piccolo rapporto e sicuramente anche per guadagnare soldi per proseguire, diciamo, l'industria bellica, ha bisogno di questa strada, però ancora partecipa con i nemici. Però ne volevo fare un'altra domanda, se lei sapeva di fatto che Google vorrebbe bloccare tutti i telefonini iPhone e Android nel territorio russo. Ecco, questo lei lo sapeva? Grazie Paolo, grazie. Tu lo sai? Io non lo sapevo. Franco? Stavo parlando e c'avevo il microfono spento. Allora, dicevo, sì, una serie di cose. Intanto rispondo a quest'ultima domanda, che è quella che mi ricordo. Non so quanti sanno che tutti i nostri cellulari sono in mano a due aziende, Google e Apple, che hanno la possibilità di farli fuori, cioè se decidessero domani mattina di spegnere, di impedire l'uso di tutti i cellulari italiani, lo potrebbero fare. Quindi sono due aziende che fanno anche i cellulari, diciamo, sensibili, cioè cellulari che sono utilizzati dal nostro governo, quindi cellulari importanti, tutti loro hanno questa possibilità. Quindi in qualsiasi momento possono spegnere i cellulari russi, cioè, questo lo possono fare, hanno manifestato la volontà di volerlo fare, non so se lo faranno, perché è una dichiarazione di guerra nei confronti della Russia di livello molto alto. Gli Stati Uniti fino a questo momento hanno aizzato in tutti i modi i paesi contro la Russia, hanno anche cercato di favorire in tutti i modi il protrarsi di questa guerra, ma si sono tenuti molto bassi per quanto riguarda sia le sanzioni, perché le sanzioni vengono fatte principalmente a Europa. Gli Stati Uniti hanno molti meno prodotti, molti meno cose che sono sotto sanzione nei riguardi della Russia, ma anche dal punto di vista militare gli Stati Uniti forniscono solo alcune armi depotenziate agli ucraini, perché sanno benissimo che un escalation militare vera tra loro e la Russia porterebbe alla guerra nucleare, e quindi non lo vogliono fare nemmeno
pazzo totale di Biden, diciamo, vuole fare una cosa del genere, se si rende benissimo conto. Quindi Google, visto che Google e Apple, che fanno parte della struttura militare degli Stati Uniti, cioè sono parte del comparto industriale militare, come la Lockheed Martin, né più né meno, uno pensa a chi produce armi, ma anche Google e Apple fanno parte di quel comparto, insomma, una cosa è che annunciano e una cosa è che la fanno, la cosa. E mi pare che il signore ha parlato di Franco, volevo dire, sì, dare soltanto un'informazione. Guardate che quando tre minuti dopo la mezzanotte gli ucraini hanno lanciato missili a guida GPS, hanno utilizzato i segnali di Google, non solo dei satelliti. Ti ricordi quando sono morti 83 soldati in quell'istituto tecnico? Cioè, guardate, allora dico solo questo, però poi io volevo passare all'ultima persona. Comunque, allora, noi siamo individuati dal GPS di Google e abbiamo uno scarto di 9 metri. Ok, quindi Google ci può identificare 9 metri esattamente dal punto in cui siamo. I missili da crociera che sono stati lanciati dall'Ucraina seguivano il GPS dei soldati che erano all'interno della scuola, istituto tecnico, che è stato bombardato. Quindi noi siamo controllati sempre. Ecco, se vuoi concludere sull'alluminio velocemente, che ho Carla. L'alluminio, sì, è vero che noi acquistiamo alluminio dei russi, è vero che la Russia continua a vendere cose all'Italia, del resto se il 76% delle aziende è rimasto lì, c'è anche una parte di aziende italiane che continuano tranquillamente a commerciare con l'Italia, con la Russia, insomma. Quindi non vuol dire, cioè non è che i nostri rapporti sono azzerati, ma proprio perché non si sono azzerati possono peggiorare, non siamo arrivati al punto zero dei rapporti di Italia e Russia, possiamo ancora andare peggio di come siamo messi adesso. Do la parola a Carl. Carl, buongiorno. Carl, buongiorno a voi. Buongiorno. Da dove chiami? Sentite? Da dove chiami? Buongiorno. Chiamo dall'Abruzzo. Volevo innanzitutto farvi i complimenti per il programma che mandate in onda ogni mattina. In particolare a lei, signor Pecciolini. Grazie. E anche al signor Fracassi, che fa delle indagini sempre molto interessanti. Io adesso chiamavo più che per fare una domanda, per tranquillizzare il signor Fracassi e anche tutti i proprietari di gruppi Telegram. Quando un altro interlocutore ha chiamato per informare dell'entrata nel gruppo del signor Fracassi di Trojan, in effetti ha dato un'informazione errata, nel senso che si tratta di persone, di account o anche di bot che si sono iscritte al gruppo con un unico scopo, quello di cercare di copiare i nominativi dei componenti del gruppo. Ora non so se siete aggiornati per quanto riguarda le ultime novità di Telegram, ma è possibile nascondere i nominativi e gli account dei componenti di un gruppo. Quindi chi entra non vede gli altri. Quindi a differenza ad esempio di WhatsApp, dove entrando in un gruppo addirittura vedi il numero di telefono, nel caso di Telegram vedresti soltanto un account e con questo ulteriore aggiornamento non vedi neanche più l'account. Quindi diciamo che il componente del gruppo apparirebbe in pubblico soltanto se scrive all'interno del gruppo. Ah, grazie Carlo, interessante quello che hai detto. Questo anche per, diciamo che Telegram ha un'attenzione particolare per la privacy, ce l'ha sempre avuta, e essendo tra l'altro un'app che ha una continua innovazione tecnologica, ma è veramente tumultuosa, che nulla a che vedere con altre app, con WhatsApp, è un continuo aggiornamento. Io vi consiglierei magari di iscrivervi a un canale italiano che è però un canale certificato Telegram, che si chiama Suggerimenti di Telegram, che vi permette di essere aggiornati sulle novità che man mano escono, alcune delle quali sono molto utili, soprattutto per i proprietari e gestori di canali, di gruppi. Quindi alcune novità sono semplicemente estetiche, la possibilità di avere emoji personalizzate, di
di fare altro, ma molte altre informazioni che sono contenute lì sono utili invece per la sicurezza e la privacy. Di avere mogli personalizzate? No. Emoji, cioè le faccine, i simboli che vengono messi spesso nei messaggi. Grazie, cioè, Carla, faccia... grazie. Franco, stavi facendo una domanda a Carla? No, l'emoji personalizzato è una cosa... No, ma... Franco... Beh, ad esempio, a fianco al mio nome ne vedete una. No, ma non ti ci mettere su queste cose, passa questa... No, perché veramente, Franco, tu con la tecnologia sul serio hai un rapporto, diciamo, negativo. Carlo, io ti ringrazio, questo è utile anche per noi come informazione che ci hai dato. Sì, decisamente. Grazie Carla, grazie, continuo a ascoltarti. Grazie a voi. Allora, Franco, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, io ti ringrazio. Quando è che sei tornato ieri in aereo? Quindi sarai stanco oggi. Ieri sera. Oggi... Lo fai il notiziario oggi? Sì, oggi dovrei iniziare. Ok, perfetto. Quindi avviso anche i nostri ascoltatori che se farà, ma penso di sì, il notiziario sarà disponibile sia sulla nostra radio come podcast che anche sul canale YouTube nella playlist dedicata al notiziario di Franco Fracassi. Franco, grazie, un abbraccio e buon lavoro. Grazie mille. Grazie Franco, e ragazzi vi ricordo che ci sono ancora posti disponibili nel tour in viaggio con Fracassi, che si terrà dall'11 marzo al 23 marzo in giro per le città d'Europa, quindi chi volesse avere informazioni iscriversi lo può fare, fate in fretta perché non penso che durerà per molto questa, diciamo, offerta, scrivendo un'email a francofracassi1 in numero @gmail.com, è lo stesso indirizzo di mail che potete utilizzare per chiedere, per ordinare libri a Franco, giusto Frank? Giusto, sei bravissimo, dovresti presentare X Factor secondo me. No, guarda, ti prego, mi stai insultando, veramente... No, perché, sei quando fai queste cose sei bravissimo. No, mi associo a Carl quando ti ha fatto i complimenti, perché veramente sei una realtà unica e necessaria nel panorama dell'informazione italiana. Beh, io ti come ringrazio. Poche altre sono. Grazie. Cioè, oltre alle cose fighissime che fai, eccetera, eccetera, sei bravissimo a fare questi siparietti. Vieni il miglior presentatore, insomma. Ti ringrazio. Grazie Franco, grazie. No, mi ha fatto molto piacere. Io devo ringraziare anche Cristina e i ragazzi che sono nella redazione. Adesso riprenderemo anche a pieno ritmo delle nostre produzioni dei programmi. Grazie veramente Franco. Stiamo cercando di fare il meglio, ecco, speriamo di poter che la salute ci mantenga, ecco. Ciao Franco, un abbraccio, grazie ancora. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao caro. Allora, signori, siamo in chiusura perché io alle 12.20, 12.30, 12.30 devo andare ancora in diretta perché avremo l'appuntamento con Ruggero Capone, rinizia Italiani Brava Gente. Oggi parleremo della banda della Magliana. Guardate che non è una cosa che riguarda solo Roma, ma riguarda tutto il territorio nazionale e non solo. La banda della Magliana, il ponte tra criminalità organizzata e i servizi segreti. Siamo già alla 24esima puntata, ecco, del programma Italiani Brava Gente. Domani vi ricordo, non andate via, state qua. Ada, adesso ho aperto il microfono. A domani vi ricordo, domani mattina saremo in diretta con Jimmy Moglia dall'Oregon. Poi alle 12.30 in via proprio, non eccezionale, però l'esperimento, saremo con Andrea Colombini, ma non solo in radio, saremo anche su YouTube, su Facebook, su Twitch e su Twitter. Cosa vuol dire? Non cambia nulla. Ci sarà la chat di Telegram, 12.20 sarà aperta, potrete intervenire a far domande, ma non vedrete Andrea Colombini qua sulla chat, ma potrete parlare direttamente con lui in diretta streaming, quindi lo potrete anche vedere, logicamente chi è nella chat non lo può vedere, deve andare su YouTube e vederlo, ok? Quindi sarà diretta video oltre che diretta radiofonica, quindi domani, dopo più di un anno e mezzo che ogni mercoledì parliamo con Andrea nella sua
nel suo microfono aperto, da domani potrete vederlo e fare le domande. Non cambia nulla, non cambia nulla, solo che saremo anche in diretta video, non solo in diretta radio. Allora, siamo in chiusura, io vi ringrazio veramente, vi ricordo che ci sono due modi per aiutare il nostro canale a crescere. Uno è quello di fare delle donazioni, e le fate le donazioni non a Stefano Becciolini ma all'azienda, all'editore, perché siamo una realtà registrata dal 30 maggio dell'anno scorso, andando sul sito www.beccioliniNetwork.com menu sostienici. Per chi ha l'azienda, logicamente deve essere etica, perché altrimenti non prendiamo qualsiasi cosa, può anche chiedere di fare pubblicità sui nostri canali radio e canali video. E non per ultimo, e per ultimo ma non meno importante, condividere i nostri canali, il nostro canale Telegram, il nostro canale YouTube, Becciolini Network, il nostro canale, la pagina Facebook, Becciolini Network, poi abbiamo anche Instagram, abbiamo Twitter, abbiamo Twitch, stiamo cercando di diversificare la nostra offerta su più piattaforme. E non da meno sfero.me, e questo è il social italiano. Ricordatevi, se volete andare a vedere come funziona e iscrivervi, non è assolutamente censurabile. www.sfero.me. Ragazzi, siamo in chiusura, ma come sempre, non mi stancherò mai di dirlo, no alla guerra, sì alla vita. Questa deve essere la parola d'ordine, spero ancora per poco, che finisca tutta questa pazzia. No alla guerra, sì alla vita. Da Stefano Becciolini questo è tutto, buona giornata e ci sentiamo e ci vediamo tra meno di 2 ore, anzi un pochino più di 2 ore. Ciao! Per la tua pubblicità su questo network, contatta via WhatsApp il numero 348-7105-308. Ripeto, 348-7105-308. Oppure telefonicamente allo stesso numero dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. Becciolini Network, il canale di informazione libera ed indipendente. www.beccioliniNetwork.com